Eccoci qua, buongiorno, spazio dedicato alla medicina. Possiamo aprire lo studio medico di Mattina 9, ma non ce ne restiamo qui quest'oggi. Oggi continua il nostro viaggio nelle eccellenze della Campania. Vi portiamo a Cardito di Napoli presso il centro ortopedico Ruggero e facciamo un bel viaggio all'interno del centro insieme a voi con il dottor Roberto Ruggero a scoprire una macchina innovativa, una TAC come non si erano mai viste dalle nostre parti, ma tutti i segreti ce li racconterà il dottor Ruggero. Seguiteci. Dottor Ruggero, che cos'è la scoliosi? La scoliosi è una deformazione, una deformità della colonna vertebrale nei tre piani dello spazio. Colpisce soprattutto, se parliamo di scoliosi idiopatiche, i ragazzi, le ragazze nell'età adolescenziale. Noi ovviamente siamo qua perché di scoliosi si guarisce. Diciamo che il nostro compito è quello di arrestarne l'evoluzione. Perché se arrestiamo l'evoluzione della scoliosi e rimaniamo entro un certo range di gradi di scoliosi, al di sotto dei 35-40 gradi, non solo si arresta, quindi non peggiora durante poi l'età adulta, ma si evitano le complicanze dell'intervento chirurgico. Lei ci ha portato in questo laboratorio perché qui c'è una macchina, uno strumento veramente unico per la realtà sanitaria della Campania e forse in Italia ce ne sono veramente pochi. Ci può spiegare che cos'è questo strumento e a che cosa serve? Sì, questa è un'anteprima a livello italiano, è stato sviluppato su nostra richiesta da una società austriaca, la Smartrea, con la collaborazione di un ingegnere napoletano, l'ingegnere Di Gironimo, un bravissimo ingegnere, un professore universitario che ha fatto il progetto, che ha curato le fasi non solo progettuale ma anche di costruzione. E questa è la prima macchina che è arrivata in Italia ed è la fotogrammetria applicata alla tecnica ortopedica. Le faccio un esempio. Tempo fa, prima si doveva fare un gesso, un calco in gesso, era un negativo, si faceva una colata in gesso, si stilizzava e si costruiva il corsetto. Immagini per una ragazzina, tipo la signorinella che abbiamo qui oggi, com'era invasiva questa tecnica, mani che passavano, gessi che toccavano e via dicendo. Noi negli anni abbiamo sviluppato varie tecnologie, tra cui la scansione laser. Però c'erano ancora dei tempi molto lunghi, circa 20 minuti col laser per fare tutta la scansione. Oggi qui con un secondo, questo è un apparecchio che ha 108 fotocamere. La signorina fra un attimo starà un secondo ferma, l'ingegnere fa un click e noi l'abbiamo a video. Naturalmente l'ingegnere ha un ruolo da protagonista in questo caso, ma la macchina in sé ha non soltanto abbassato l'invasività, ma ha reso il margine di errore praticamente inesistente. Sì, lavoriamo ormai al millimetro, quindi avere la precisione millimetrica in tecnica ortopedica è qualcosa di eccezionale. Quindi abbiamo quasi nulla invasività per la persona, tempi velocissimi. Perché il processo come avviene? Adesso noi facciamo questa scansione, l'ingegnere insieme a un tecnico ortopedico che cosa farà? Progetterà il corsetto, quindi avrà questa morfologia corporea, la va a stilizzare, a modellare, progetta il corsetto. Poi abbiamo sopra, dopo le farò vedere, una fresa a controllo numerico, un braccio antropomorfo che fresa il positivo. Dopodiché questa lavorazione passa nella sala laminazione, nella sala termoformatura. Ci verrà termoformato un materiale, una plastica, il polietilene, il polipropilene, a seconda dell'ortesi che dobbiamo realizzare, nel caso dei corsetti è polietilene. Noi addirittura lo coloriamo pure per farlo accettare meglio da questi ragazzi. I ragazzi, gli adolescenti. Sì, sai, ognuno si sceglie il colore che vuole, le fantasie che vogliono. Dopodiché vengono fatti i tagli, viene rifinito e poi c'è la fase di prova e consegna sull'utente. Dottore, quello che mi interessa evidenziare in questa straordinarietà dell'innovazione è che lei prende in carico il paziente e lo conduce fino alla risoluzione del problema, nel senso che si fa qui la scansione, abbiamo detto millimetrica, senza margini di errore, poi in un altro locale, sempre nella stessa azienda, la misurazione, i tempi per preparare un corsetto. Ma diciamo che noi siamo in grado di consegnare in giornata un corsetto ortopedico. È chiaro che in tempi normali, quando non c'è questa esigenza di essere così veloci, prendiamo circa 15 giorni per fare tutto il processo e fare la consegna.
Tutto questo però avviene dopo che il medico ha fatto la prescrizione, ha fatto la visita e la prescrizione. Ci tengo a sottolineare queste cose, perché noi in Campania abbiamo delle eccellenze. Abbiamo delle eccellenze, non c'è bisogno di viaggi della speranza, di andare fuori, ma noi abbiamo delle eccellenze per quanto riguarda le patologie vertebrali. E quindi non c'è bisogno di questi viaggi. No, tra l'altro mi piace pensare che le informazioni medico tecnico non hanno altri filtri, sono dirette, nel senso che si evitano passaggi, quindi non soltanto una questione di tempo, non soltanto una questione diciamo di possibilità di non commettere errori, ma proprio di efficienza. Le persone che si affidano all'ortopedica Ruggero sanno perfettamente che la risoluzione del problema è vicina e soprattutto è tecnicamente veloce. Sì, noi abbiamo messo a punto tutto questo sistema, che è un sistema CAD-CAM, in cui c'è questo contatto diretto col medico, perché il medico non solo fa la prescrizione essendo molto descrittivo di tutto quello che si deve fare, ma noi siamo in grado, una volta fatto il progetto, di mandarglielo via mail. Lui lo può guardare in 3D, può chiederci delle modifiche ancora prima che noi cominciamo la lavorazione, siamo ancora tutto a livello virtuale. Dopodiché noi, quando facciamo la prova e consegna, gli inviamo già immediatamente le foto in 3D di quello che abbiamo fatto, così quando lui fa il collaudo a tutta la storia clinica del paziente, dalle radiografie al progetto del busto e tutto il resto, e poi c'ha di persona il ragazzo o la ragazzina con il busto per fare il collaudo. Poi noi offriamo un follow up tecnico, al di là di quello che fa il medico, una volta ogni 30-40 giorni controlliamo il corsetto, se è appiombato, se le spinte vanno bene, se è ancora performante, e tutto questo lo riferiamo man mano al medico di fiducia del paziente. Che questa forse è una delle fasi più delicate, quella di verificare se effettivamente tutto procede bene, così come ha previsto il dottore, così come ha previsto lei e il computer insieme. Perché, la interrompo, noi abbiamo stressato molto l'efficienza gestionale, ma non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo, che dobbiamo essere efficaci clinicamente. Noi dobbiamo raggiungere il risultato, che a fine accrescimento corporeo questa scoliosi non è peggiorata. Nella maggior parte dei casi con questa tecnologia non riusciamo a ridurre di molto i gradi della scoliosi, ma l'obiettivo è quella che non peggiori, che non vada oltre il range per cui diventa chirurgico, oppure perché dopo, a termine accrescimento, possa peggiorare ancora. Intervenire in tempo, e mi piace sottolineare questo, lei ce lo ha già detto, il fatto che bisogna stare in questa speciale macchina pochi secondi. Immagino, sì, i bambini piccoli che tutto avevano tranne voglia di starsene fermi, per un istante riescono. Per tutti i ragazzini è una mano scesa dal cielo restare pochi secondi. Un altro dato che ho dimenticato prima di dirle è che noi interlochiamo anche molto con i fisioterapisti, perché il trattamento, per essere efficace dal punto di vista clinico, è ortesico e riabilitativo. Non va mai sottovalutata la parte riabilitativa, anche con il corsetto. Dottore, abbiamo visto una cosa meravigliosa. Immagino che ci sia una lista d'attesa di richieste lunghissima per questa macchina straordinaria. Diciamo che noi di scoliosi ne facciamo tantissime, ringraziando a Dio, nel senso che i pazienti ci danno fiducia, vengono da noi con grande fiducia e abbiamo un bel po' di lavoro, insomma, quindi il lavoro non ci manca. Liste d'attesa, non vi spaventate, significa che la lista è lunga, ma poco tempo. Siamo veloci. Grazie, ci vediamo presto, dottore.